Un incontro con i cittadini di Pescara per esporre il programma politico del 5 Stelle in vista delle amministrative, ma anche per raccogliere le istanze dei cittadini. Questo è il senso di questa iniziativa che si tiene oggi, consigliere Alessandrini? Sì, esattamente, proseguiamo con l'incontro, con la costante vicinanza alla cittadinanza pescarese. Oggi siamo proprio dalle 11 fino alle 18 al parco di Villa Sabucchi. Insieme a me ci sarà il candidato sindaco del comune di Montesilvano, Raffaele Panichella, ci saranno diversi consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle e anche rappresentanti del Parlamento. Approfitteremo quindi sia per raccogliere le istanze che per conoscere tutti coloro che vorranno venire qui e presentarsi, e anche per completare la raccolta delle firme per la presentazione della lista in comune. E i punti principali toccano un po' tutte le realtà della vita quotidiana di ognuno di noi. Partiamo dall'ambiente, sicuramente sul lavoro che dovremo fare sulle infrastrutture cittadine, sulla manutenzione cittadina che ha bisogno costantemente di essere lavorata e di prevedere disponibilità di fondi, non soltanto quindi quando si tratta dei momenti elettorali, ma di un lavoro costante proprio per la città. Rispetto alla sicurezza, rispetto al decoro, c'è tanto da fare e abbiamo assolutamente le idee chiarissime su come farlo, su come trovare i soldi e su un programma che nei 5 anni potrà finalmente cambiare il volto della nostra città. Ci siamo battuti dal primo momento contro il progetto, quello che era un progetto di svendita purtroppo da parte del centro-sinistra. Riteniamo invece doveroso lavorare su un masterplan che prenda in considerazione tutte le aree strategiche della città nel loro complesso, quindi l'area di risulta certamente, ma anche le aree dell'ex COFA, le aree che riguardano l'ex fonderia Camplone e le aree del lungo fiume. Tutte insieme, ognuna trovando per ognuna una specifica vocazione, potremo sicuramente lavorare al meglio perché il parco, le zone a parcheggio, una struttura culturale possono trovare collocazione in ambiti anche diversi della città e non per forza, come la politica ci ripete da 30 anni, tutte soltanto nell'area di risulta.